ci troviamo oggi qui a Robassomero a Cascino Slera per la manifestazione organizzata dalla Faro di Lanzo, Uno per Tutti, Tutti per Uno. Abbiamo qui con noi la dottoressa Sabà, membro della Faro. Rispetto a 15 giorni fa il tempo è stato molto più clemente oggi con voi e vi ha dato l'opportunità di poter sfruttare appieno la vostra manifestazione. Certo, questa è la sua terza edizione, un'iniziativa che appunto, come veniva detto, è nell'ambito dei progetti della Fondazione Faro. È un progetto che è nato all'interno di questa ONLUS, però si sta evolvendo in questi ultimi anni a livello di tutta la regione Piemonte-Valle d'Aosta, nell'ambito della rete oncologica. È un progetto importante che vuole essere un sostegno per tutte le famiglie che affrontano la malattia oncologica in qualsiasi fase della malattia stessa, sia dall'esordio che purtroppo anche nella fase avanzata terminale. Le famiglie alle quali è rivolta sono le famiglie che nel loro ambito hanno già delle fragilità precedenti prima dell'esordio della malattia stessa, che possono essere la presenza di minori oppure delle famiglie ridotte, nel senso di due persone anziane o famiglie isolate o famiglie con handicap o altre patologie e situazioni critiche come tossicodipendenza, famiglie che purtroppo hanno già avuto un lutto recente o ancora, purtroppo negli ultimi anni si vede sempre di più, famiglie dove la situazione economica ha comportato che l'avvento di questa malattia squilibra la difficile precarietà nella quale loro già vivevano. Questo potrebbe impedire a tutte queste famiglie di affrontare le cure nel modo giusto, quelle che può servire a loro per essere adeguatamente supportati e aiutati in questo iter. Ecco, quindi noi in questo evento contiamo molto, siamo contenti di essere ospiti per la terza volta appunto a Cascina Slera, e non solo, perché tutto l'ente parchi ha voluto comunque intervenire in questa nostra iniziativa, quindi ringraziamo veramente di cuore tutti e speriamo di darci un appuntamento per il prossimo anno. L'associazione Faro quanti soci conta al suo attivo? Allora, la Fondazione Faro ha degli operatori come operatori sanitari, medici e infermieri. Nelle Valli di Lanzo sono 4 infermieri e 5 medici dipendenti della Fondazione Faro. E poi ha un grandissimo numero di volontari, sono 80 iscritti, di cui però 40 veramente molto attivi, che si prestano in tutti questi settori. I settori sono come questi degli eventi, segreterie, eventi, ma anche l'accompagnamento in hospice, quindi la compagnia, diciamo così, e stare a fianco dei malati in fase avanzata terminale nell'hospice di Lanzo, così come in altre attività importantissime che è il trasporto dei pazienti presso dalle loro case alle strutture di cura o ancora portare ausili che sono indispensabili per la gestione del paziente a casa, che effettivamente i tempi aziendali dell'ASL sono un pochettino lunghi e quindi l'intervento immediato dei volontari con tutto quello che serve per proseguire l'assistenza a casa è un evento prezioso e indispensabile.